La ricerca di uno sballo come mezzo di socializzazione, che in alcuni casi è forse una trappola con la vittima di turno che viene poi lasciata sola dagli altri perché non è più in grado di difendersi o semplicemente di respingere dell'avanza. Una compagnia numerosa che dopo un mix di alcol e stupefacenti in giro per i locali della bassa bergamasca finisce a casa di qualcuno che ha i genitori assenti e dove la vittima rimane sola. Un copione noto agli agenti del commissariato di Treviglio al lavoro su 5 denunce per violenza sessuale subita da giovanissimi, coinvolte quasi sempre ragazzine dai 15 ai 18 anni divenute preda di coetanei o giovani poco più grandi. I fatti sono stati resi noti dal dirigente comandante del commissariato e vicequestore aggiunto Marco Cadeddu all'incontro sul percorso rosa in ospedale organizzato dall'ASST Bergamo Ovest in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Cadeddu si è soffermato sull'aumento di denunce riguardanti minori nell'ultimo anno. In 4 casi sono stati i genitori ad accompagnare la figlia in commissariato dopo aver scoperto l'accaduto. In un altro invece la denuncia è arrivata dalla scuola dopo che le compagne di classe hanno segnalato all'insegnante cos'era successo. Vicende al momento al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire i fatti e circostanze, verificando se i rapporti sessuali siano stati forzati come denunciato. 5 casi che si assomigliano e coinvolgono nella quasi totalità studenti delle superiori che gravitano tra Treviglio e Caravaggio. Storie che scrivono un nuovo capitolo del disagio giovanile accanto a quello delle baby gang che hanno punteggiato le cronache degli ultimi mesi. Il filo rosso che le lega tutte è l'assunzione di grandi quantità di alcolici, spesso poi accompagnata da una canna. È chiaro, ha affermato il comandante del commissariato, che serve l'impegno di tutti, dalle scuole alle famiglie fino a chi si occupa di sociale, per lavorare sulla prevenzione attraverso la formazione e il dialogo. Perché l'azione repressiva, con l'avvio dell'attività investigativa quando queste ragazze vengono in commissariato, è già una forma di fallimento per la nostra società.